Tutti benvenuti in un nuovo video. Io sono Barbie Mare. Vi mando un bacione a tutti quanti e vi faccio vedere 10 prodotti che io uso tutti i giorni. Allora, premettiamo che io sono una che cambia spesso marche perché comunque mi piace sperimentare, perché non mi va di ricomprare sempre le stesse cose, nel senso li ricompro, non è che non li ricompro, però se c'è qualche offerta con un'altra marca rispetto a quella che sto usando, io la prendo. Quindi vi faccio vedere questi 10 prodotti. In realtà, grazie a questo video, ho notato che io uso più di 10 prodotti, ma penso non solo io, tutti. Secondo me, noi tutti usiamo più di 10 prodotti al giorno. E nonostante io ho tolto i prodotti make-up, che poi ve li farò vedere in un prossimo video, vi farò più avanti appunto cosa c'è nel mio beauty. Secondo me appunto usiamo più di 10 prodotti. Comunque, bando alle ciance, iniziamo con il primo. Questo è un prodotto che io uso tutti i giorni, sia di giorno che di notte, ed è il burro cacao in generale. Ora, in questo periodo io sto usando questo dell'Avon Care, che ha appunto questo pack, questa confezione natalizia, ed è un semplice burro cacao bianco. Diciamo che non mi idrata tantissimo, vi dico la verità, non mi idrata tanto. Io soffro di labbra molto secche, quindi anche di notte quando mi alzo, magari vado in bagno e mi faccio una passatina di burro cacao. Anche nella borsa non riesco a stare senza, perché lo voglio anche in giro, soprattutto in questo periodo di tanto freddo. Poi, un'altra cosa che uso ovviamente tutti i giorni, sia quando esco sia quando non esco, è il contorno occhi. Sto usando questo dell'ENU Clinical Lifting e Firm, che praticamente ha due consistenze: una in gel che va applicata sulle palpebre ed una in crema che va applicata appunto nella parte inferiore dell'occhio. Ragazzi, credetemi, lo sto testando, mi sto trovando veramente veramente bene. Comunque ve ne parlerò più avanti, magari quando lo finirò nei prodotti finiti. Ottimo comunque. Andiamo avanti. Allora, vabbè, ovviamente tutti i giorni uso il dentifricio. Quello che sto usando in questo periodo è il Colgate Baking Soda, quindi con l'aggiunta di bicarbonato. Non è male, ma non è tra i miei preferiti. C'è molto di meglio in giro. Comunque, passabile. Poi la crema mani, perché tanta secchezza alle mani, soprattutto in questo periodo. Questa l'ho quasi finita ed è quella della Bottega Verde Argan Iris. Allora, mi idrata molto le mani, quindi quando me le sento troppo secche passo un velo di crema e l'effetto di idratazione è immediato. Mi piace, la profumazione è pure buona, però per quanto riguarda la Bottega Verde ci sono profumazioni che mi piacciono di più. Comunque questa è buona. Poi la crema per il viso, io di solito ne uso una per il giorno e poi una per la notte. Questa per il giorno in questione è la CN 24 ore, mi piace tantissimo il profumo, eppure sa tipo di crema classica, ma non lo so, ha praticamente non lo so, qualcosa di diverso rispetto alla crema classica, non lo so, però mi piace molto, mi piace anche l'effetto che mi dà sulla pelle e la sensazione che mi crea. Poi, una cosa che ho scoperto da poco, guardate un po', io non so, magari voi la conoscete, è dell'Avon ed è praticamente il gel anticellulite riscaldante. Vi spiego meglio. Allora, è gel anticellulite ad azione termica con L-carnitine complex. Allora, praticamente questo gel va passato sui glutei, sui fianchi e sulle cosce 2 volte al giorno. Allora, io quando leggo azione termica ho pensato, mi immagino il calore che mi darà. Ragazzi, credetemi, dà una sensazione di calore fortissimo, fortissimo. La sensazione di caldo che dura addirittura per 30 minuti, poi dopo i 30 minuti comincia il calore a diminuire. Io spero che questa sensazione faccia qualcosa contro la cellulite. Credetemi, se avete voglia, provatelo.
Thermal Tone, perché veramente è una sensazione che io, cioè, non ci avrei mai neanche scommesso un centesimo. Cioè, proprio, credetemi, una cosa meravigliosa. Anche di questo poi più avanti magari ve ne parlerò, anche perché voglio vedere se fa effetto. Sarebbe una cosa miracolosa. Però comunque c'è scritto che dà azione termica e la dà veramente bella tosta pure. Poi lo struccante in questione che ho io è L'Oreal Occhi Waterproof. Questo qui è un bifasico, quindi bisogna agitarlo per miscelare il prodotto con l'olio. Diciamo che è solo per occhi, come dice qua, però io lo uso per tutto il viso. Mi sembra che mi ero trovata meglio con quello della Garnier. Non vorrei sbagliare, però mi sembra di sì. Non è male, non è male, è buono. È buono. E questo lo uso con i dischetti. Poi il sapone liquido indispensabile. Adesso c'ho questo dell'Avon dell'Avon Sense Sensual Mystic, che è Exotic Rose and Jasmine, quindi rosa esotica e gelsomino. È buonissimo. Allora, idrata la pelle, non la secca per niente. Il profumo ottimo. Quindi ve lo consiglio anche questo qui, 720 ml, e non è neanche caro quando lo metti in offerta. Poi due prodottini profumosi. Allora, in questo periodo, vabbè, ovviamente tutti i giorni uso il profumo. In questo periodo mi sono affezionata, tra virgolette, all'olio di argan della Dermomed. È un profumo molto dolce, la persistenza non dura più di 2 orette, così più o meno, però è veramente, veramente buono. Quando lo metto, è capitato spesso che qualcuno mi abbia chiesto che profumo avessi. Comunque, il costo è proprio minimo, mi sembra che viene 3,99 euro, insomma, addirittura quando lo troviamo con l'offerta anche di meno. Quindi, secondo me, ottimo rapporto qualità-prezzo, ottimo davvero. L'ultimo prodottino, che tra l'altro è anche profumoso, lo spray notturno dell'Avon Planet Spa alla camomilla e lavanda, che va a conciliare il sonno. Questo va spruzzato praticamente sulle lenzuola, sui cuscini, nell'ambiente dove si dorme. Io non ci sento la lavanda, forse un po' di camomilla, forse. È un profumo dolce, non nauseante, ovviamente molto piacevole da sentire, però vi dico la verità, dopo 2 minuti che lo spruzzo, io l'odore non lo percepisco più, neanche sui tessuti, quindi neanche sulla federa. Lo uso perché comunque mi piace, è come se mi rasserena, è come se ormai è diventato per me una routine serale. Ne spruzzo poco, ovviamente se ne spruzza poco, altrimenti si bagna la federa. Comunque il profumo è veramente, veramente meraviglioso. Ci siamo ragazzi, vi ho fatto vedere appunto 10 prodotti che uso tutti i giorni. Vi mando un bacio, al prossimo video, e buona continuazione di giornata, e grazie per tutto come sempre. Ciao, alla prossima!